19. Guidare un'auto. Da ragazzo osservavo le forme che le masse compatte delle termiti assumevano nella loro vita di gruppo. Già allora mi accorsi che a ogni scopo corrispondeva una forma precisa. Prima del combattimento, ad esempio, il nucleo di testa diventava una stella per sfondare meglio il fronte avversario. Quando divenni più grande, mi domandai: perché le api costruiscono senza pensare le piccole celle poliedriche senza sbagliare? Insetti numerosissimi, a livello individualmente insignificante, sono capaci di compiere lavori diversi e articolati in un disegno complesso. La loro intelligenza può essere fatta risalire al singolo animale provvisto di un sistema nervoso elementare, oppure si tratta di qualcosa che trascende le modeste possibilità di ciascun elemento del gruppo? Cercando di rispondere a queste domande, mi convinsi che la natura è un giornale sublime che ognuno può leggere, e divenni entomologo. Commento. È la mente istintiva universale che trascende le modeste possibilità di una termite o di un'ape. Noi abbiamo acquisito questa mente nel mondo animale. È la stessa mente che ci permette di guidare un'auto quando siamo distratti.